trasmontati in sua bontà infinita. Tutte le grandi riunioni, oggi vogliamo lodare il Signore veramente con tutto il cuore. In tutte le grandi riunioni dove ci sono grandi personaggi di questo mondo, vediamo persone adornate esternamente, se ci sono dei generali tutte piene di quelle medaglie, medagline, medagliette che non si capisce che onori sono. Mentre quando entriamo nella presenza del Signore dobbiamo non tanto guardare le medaglie esternamente, Lui guarda il nostro cuore se è adornato della fede che noi abbiamo bisogno, perché per mezzo della fede noi abbiamo salvezza, liberazione, guarigione. È un cammino di fede che dal momento che gli penetra nella nostra vita, Lui che produce la fede, Lui che è il grande della fede, adorna il nostro cuore. Così come dice questo verso, con il cuor di fede adorno seguiam l'orme del Signore e ci troveremo un giorno nel suo regno di splendore. Diciamo che siamo in questo cammino, in questo processo, in questo proseguimento dietro a questo grande, grande, grande che è il più grande che l'universo abbia mai conosciuto. Lo vogliamo lodare insieme e vogliamo proclamare le sue lodi. Festeggiare nella sua presenza, apriamoci a lui, diamogli tutto l'onore, tutta la lode, tutto fatto col cuore. Il cuore deve essere di fede adornato, l'esterno ha un valore relativo. Se tutto quel che facciamo esternamente viene dalla sincerità del nostro cuore, è tutto gradito al Signore. Dobbiamo stare solo attenti di non fare più di quanto è vero nella nostra vita, ma intanto protendiamoci per poterlo onorare in questo giorno mentre siamo nella sua presenza. Insieme vogliamo cantare numero 212, canta insieme con noi. Ti voglio ricordare, forse la prima volta che ti trovi insieme con noi, questa non è una televisione di spettacolo, perché di spettacoli non ne sappiamo fare. Questo è un canale dove Dio ci ha dato la possibilità di metterlo insieme ed è suo, per raccogliere il suo popolo ed insieme di pari consentimento a casa dove sei
diventa una chiesa per te, la tua casa diventa la chiesa, il tuo cuore è il tempio dello Spirito Santo ed egli si manifesta in un modo speciale nella tua vita, nella tua casa, nella tua famiglia. E la sua benedizione, quando lo cerchiamo col cuore, si viene a posare proprio dove sei tu, mentre siamo tutti insieme per onorare il Signore. Numero 212, gloria nei cieli altissimi, osanna al Dio vivente, al forte, onnipotente del mondo, il creatore, dell'universo, il creatore potremmo anche dire. Lodiamolo insieme. Ci vogliamo alzare in piedi così lo lodiamo anche noi. Accomodatevi, noi non riusciremo mai a comprendere nel regno dello Spirito il valore del sangue, e a meno che il Signore ce lo rivela, però sappiamo che il sangue innocente per chi si è sostituito a noi è come dire in un modo semplice un sangue infettato. Quando viene fatta la trasfusione da un sangue pulito, un sangue buono, la persona si ravviva, rivive. Questa immagine ci aiuta un po' a comprendere, ma nel regno dello Spirito è molto di più. Perciò invochiamo il sangue di Gesù Cristo sulla nostra vita, perché nel sangue c'è la vita, e quando noi invochiamo il potere del sangue di Cristo, sappiamo che degli eventi potenti sono accaduti.
il sangue, quando Gesù, quando Dio ha ordinato a Mosè, messo sullo stipite della porta, ha fatto una grande opera già. L'angelo distruttore, dove c'era il sangue, non entrava. In parole diverse, era una protezione potente, perché la mattina tutti piangevano il loro morto in tutta la nazione di Egitto, e gli ebrei erano lì, perché quel sangue aveva salvaguardato la loro casa, la loro famiglia, perché Dio aveva così ordinato. E beh, si è fermato con quello ed ha continuato per noi nel nuovo patto nel sangue di un altro agnello, l'agnello purissimo, l'agnello di Dio, quello che Dio stesso ha procurato per noi, nel quale Lui stesso si è dato, e il sangue suo ci lava dai falli e ci dà vita, fa una purificazione potente nella tua vita e nella mia vita. Quando abbiamo l'occasione, e quasi sempre, invochiamolo sulla nostra vita, perché Egli continua a fare trasfusioni potenti e ci ravviva, ci rinnova e ci fa sentire la differenza che passa. Ogni alma a Cristo unita, voce di grazia udì, una voce che ci perdona, che ci grazia, che ci permette di entrare. Dove c'è la grazia è qualcosa che non bisogna fare più di tanto, è stato fatto tutto, gratuito, è un dono immeritato in qualsiasi direzione. Cantiamo un altro canto, numero 600, 300. Benedetto sei, Signore, numero 300, e lodiamolo insieme. Verran da lontan paese in questa grande festa, verran dagli estremi lidi a festa col Re, col capo di fe che è Cristo Gesù il Signore. Lodiamolo insieme, perché questa è una grande festa. Siamo già da molti paesi, allora lo possiamo lodare. Già in parte questa è una realizzazione di quello che noi cantiamo. Tu lontano, io lontano da te, ma tutti vicini al Signore per fare festa col Re, col capo di fe che è Cristo Gesù il Signore. Benedetto sei, Signore. Festa con te, col capo di fe, che è Cristo Gesù il Signore, verrà la sua gloria ancora, verranno la sua bellezza, godranno la grandezza, la gloria del suo splendore. Coraggio, fratelli, avanti, e presto l'incenza. Eterna,
c'è aria di festa avanti, quando camminiamo col Signore, mentre intorno a noi ci sono lamenti e pianti, il credente che cammina col Signore non è che non li sente, e anche se ne accorge che qualcosa ce l'ha su di sé, però dentro, in fondo al cuore, c'è sempre un canto che sale verso il Signore. I credenti lo sanno molto bene, perché l'alimentazione dello Spirito Santo non può far spegnere quella fiamma, quella luce, quella parte vitale che viene da Lui attraverso lo Spirito Santo, che attiva il nostro spirito. Dall'impressione molte volte che sembra una piccola luce che si spegne e non si spegne, però Gesù ha detto che Lui non spegne il lucignolo fumante, lo riattiva sempre. Sembra che c'è, sta restando solo il fumo, ma con quel poco che c'è Lui l'attiva e mantiene come una candela continua di fronte a tutti i venti, che perché c'è un ossigeno speciale che l'alimenta. Per mantenere accesa una candela non basta solo la cera, non basta solo il lucignolo, non basta solo il fiammifero, ci vuole anche l'ossigeno. E nel cuore del credente c'è un ossigeno speciale, l'ossigeno che soffia continuamente nello Spirito Santo. Se tu forse non sai, ti può essere di aiuto l'immagine naturale di coloro che non hanno più vita, che gli manca l'ossigeno, e gli mettono la bombola a fianco. Come gli mettono la bombola, comincia a respirare. Parliamo di piccole immagini che ci aiutano a comprendere, però quell'ossigeno lo aiuta. Così l'ossigeno dello Spirito Santo, che soffia nel cuore di ogni credente, mantiene quella fiammella accesa che sembra che si spegna, ma fratello, stai tranquillo che non si spegne, perché quella è collegata e ti trasporta fino nella presenza di Dio quando dobbiamo partire. Questa è la cosa più certa che noi abbiamo, perché c'è un potere dentro, c'è il potere divino, che anche quando sembra che tutto finisce, si riaccende in un modo potente. Lo hai sperimentato, l'abbiamo visto, nella vita di Cristo. Sembrava che si era spento perché era stato messo a morte, ma non si era spento, perché nel momento che dava l'impressione che si stava spegnendo, si è riacceso e ne è venuta fuori la risurrezione per lui e per tutti quelli che lo seguono, ed è risuscitato. La tomba è restata vuota e la pietra si è spostata. Gesù entrava a porte chiuse, non aveva bisogno di togliere la pietra per uscire, ma Dio tolse la pietra per permettere a chi doveva verificare che non c'era più. E gli ha tolto la pietra per noi esseri umani, per lasciare un'impronta chiara nel dire: non è più qui, è risuscitato. Il potere della risurrezione di Cristo, quando entra nella tua vita e nella mia vita, produce nuova nascita, perché noi eravamo morti nei falli e nei peccati, e quando arriva il soffio della presenza dello Spirito Santo nella nostra vita, ci risuscita. San Paolo dice proprio questo: noi siamo stati risuscitati perché eravamo morti nei falli e nei peccati, ma quando è arrivato quel potere ci ha risuscitati, ci ha rivitalizzati, ci ha fatto risentire la vita, ma una vita che si era spenta in noi, quella spirituale che ci trasferisce fino nella gloria di Dio. Vogliamo cantare un bel canto di preghiera? Numero 304. O alma delusa dal male dolore, se c'è qualche delusione nella tua vita, nella mia vita, abbiamo l'occasione questa mattina di andare al Calvario, dove
Egli ha completato un'opera proprio per quelli che hanno il bisogno di essere rinnovati. C'è speranza al Calvario. E tu che hai rimorso del passato errore, non è mai troppo per il sangue di Gesù Cristo da poter purificare, perché il suo sangue ci purifica da ogni peccato ed egli è l'agnello di Dio che toglie il peccato dell'intero mondo, perché egli è il grande ed è l'Iddio onnipotente. Benedetto sei, ci vogliamo alzare in piedi e poi preghiamo il Signore, ci apriamo nella sua presenza. Vogliamo presentare questa mattina il fratello Vincenzo che non si sente bene, presentiamo anche coloro che sono insieme con noi, perché lo Spirito Santo possa operare in ognuno di noi e coloro che sono insieme con noi. Quando dico insieme con noi non voglio dire solo quelli che siamo qua, ma a te non ti vediamo lontano, ti vediamo insieme. Non ti vediamo come lo spettatore che guardi, ti vediamo come colui, colei che siamo insieme per lodare il Signore. E quando diciamo coloro che sono insieme con noi, non intendiamo quelli a corto raggio, ma se tu sei all'altra parte del mondo va bene lo stesso, perché Dio è lì dove sei tu e qui dove siamo noi. Siamo uniti insieme perché lo Spirito Santo sotto questa grande tenda presiede e noi ci sottomettiamo alla sua autorità perché possa spandere la sua grazia, la sua presenza, il suo perdono, la sua divina presenza per operare in questa grande riunione ancora stamattina. Andiamo al Signore insieme e ci diciamo l'un l'altro che se c'è qualcosa che non funziona, c'è un punto di riferimento potente che Dio ha messo a disposizione di tutta l'umanità. Nel grande campo del popolo di Dio, un giorno il Signore fece mettere un serpente di rame nel deserto, ma Gesù ha dichiarato che come quel serpente in quel campo era il punto di riferimento che Dio aveva messo, oggi il Signore dice che c'è il Calvario, perché Gesù aveva dichiarato già prima che fosse andato sul Calvario, come Mosè innalzò il serpente di rame nel deserto, così bisogna che il figliuol dell'uomo, cioè il figlio di Dio diventato uomo, vada lì sulla croce per essere il punto di riferimento. E perciò noi diciamo, o alma delusa dal male e dolor, qualsiasi può essere il mio e il tuo, perché noi non siamo esenti dall'avere problemi e dall'avere la necessità di andare, perché tutti dobbiamo dirigerci in quella direzione. C'è speranza al Calvario per te, c'è speranza al Calvario per me. Quando dico te, io giro al contrario pure il te, lo giro che lo leggi tu dall'altra parte, perché quando tu lo canti per me, quando io lo canto per te, ed insieme ci incoraggiamo ad andare nella stessa direzione. È come dire, come se fossimo nel campo e ognuno soffre e l'altro dice guarda verso il serpente, vedrai che starai meglio. E in realtà così man mano si fermava il potere malefico dei morsi del serpente, il veleno che era stato iniettato, e così si ferma il veleno del peccato e che il serpente antico ha iniettato nella nostra vita quando noi guardiamo al Signore Gesù Cristo. Andiamo a Lui attraverso questo canto e ci apriamo nella sua presenza. La cosa importante anche è che i poveri e i ricchi, non esiste una categoria superiore come si usa da noi, prima, seconda, terza categoria. I poveri e i ricchi avranno ristoro nel Cristo che in croce morì. Ehi, toglie l'affanno. A volte ti senti affannato, appesantito, non sai neppure che cosa è. Molte volte i pesi si accumulano sulla nostra vita
e ci sentiamo proprio come schiacciati. Egli toglie l'affanno per un atto speciale che gli compie attraverso il suo spirito, la pena dal cuore, rimorsi, pene e sofferenze. L'unico che li può muovere è il potere divino. Egli li rimuove, si fa strada e ci penetra con il suo potere. Se ti accosti a colui che soffrì, noi ci dobbiamo accostare. Lui è già pronto ad operare nella nostra vita. Cantiamolo insieme e poi preghiamo il Signore. Lasciamo il nostro cuore che si apra nella sua presenza per avere comunione con Lui. Man mano riceviamo ognuno la sua porzione ed esprimiamo ognuno il nostro bisogno davanti al Signore ed abbiamo comunione con Lui e insieme tra di noi. Ci aiutiamo sostenendoci, incoraggiandoci, intercedendo gli uni per gli altri perché il Signore possa operare. Come ho detto, preghiamo per il fratello Vincenzo, ma preghiamo gli uni per gli altri, così come dice la parola del Signore, perché tutti insieme possiamo camminare allo stesso passo che Dio desidera che noi camminiamo e che nessuno resti indietro, perché vogliamo camminare compatti sotto la nuvola della benedizione di Dio, sotto la nuvola che ci protegge dal sole cocente che ogni giorno diventa più cocente e noi possiamo restare in quella frescura che il nostro cuore ha bisogno mentre camminiamo con Lui. Cantiamolo insieme. Delusa dal male dolore, c'è speranza al Calvario per te. E tu che hai rimorso nel passato errore, c'è speranza al Calvario per te. C'è speranza al Calvario per te. Come il Salvatore morì, obbedisci te mie, c'è speranza al Calvario per te. I poveri ricchi avranno ristoro, che è Cristo che in croce morì. Li toglie l'affanno, la pena dal cuore, se t'accosti a colui che soffrì. C'è speranza al Calvario per te, come il Salvatore morì. E vuole il tuo bene, obbedisci le mie, c'è speranza al Calvario per te. Ai piedi di Cristo puoi solo trovare la gioia, la pace e l'amore. Accetta l'invito e non indugiare, arrenditi al tuo Salvatore. C'è speranza al Calvario per te, come il Salvatore morì. E il cuore il tuo ben, obbedisci le mie, c'è speranza al Calvario per te. Ai piedi di Cristo puoi solo trovare la gioia, la pace e l'amore. Accetta l'invito e non indugiare, arrenditi al tuo Salvatore. C'è speranza al Calvario per te, come il Salvatore morì. Il cuore il tuo ben, obbedisci le mie, c'è speranza al Calvario per te. C'è speranza al Calvario per te, ove il Salvatore morì. Egli vuole il tuo bene, obbedisci le vie. C'è speranza al Calvario per te. Alleluia. Ti benediciamo, Signore.
Grazie per le indicazioni chiare che tu ci dai, Signore. Grazie per un punto di riferimento tanto grande, tanto importante, tanto speciale per i nostri cuori. Spirito Santo di Dio, attira i nostri cuori in quella direzione, perché possiamo lasciare ogni cosa ai tuoi piedi e passare dall'altra parte della croce come liberati e camminare al passo insieme con te. Grazie per la sorgente della grazia che ne è scaturita ai piedi di quel monte, il quale ancora questa mattina tu ci abbeveri mentre noi ci pieghiamo nella tua presenza. O Spirito Santo di Dio, trasferisci quel potere, attira i nostri cuori verso quella direzione e che noi possiamo bere, possiamo nutrirci, possiamo essere ristorati alla tua presenza, perché il tuo potere si riversa su di noi quando noi siamo lì al posto giusto. Permetti ai nostri cuori, Signore, di dirigersi verso di te, perché mentre noi ci spostiamo verso l'umile agnello che si è dato per noi per essere purificati e lavati dal suo sangue, egli non è più sulla croce, ma è sul suo trono. E mentre noi ci avviciniamo verso quella direzione che ci viene indicata, egli dal suo trono riversa il suo potere su di te, perché tu possa sentire che egli è collegato con l'opera che ha fatto 2000 anni fa in tuo e in mio favore, e che i risultati di quell'opera che egli ha fatto, trasferendoli nel nostro cuore, immediatamente senti una liberazione, senti che il peso ti si scarica, perché egli scarica il suo potere nella tua vita, nella mia vita, e sentiamo che le cose cambiano. Sì, è misteriosa l'opera di Dio, ma egli opera in questo modo, perché egli opera in un batter d'occhio quando io e tu andiamo a lui per dimostrare che il suo potere, quando noi ci dirigiamo nella giusta direzione, prende forza e corpo nel nostro cuore e ci fa sentire che tu hai operato. Signore, è vero quanto è vero, perché nel momento che siamo venuti a te abbiamo sperimentato la salvezza, abbiamo sperimentato la guarigione, abbiamo sperimentato battesimo nello Spirito Santo, siamo stati potenziati, tu sei all'opera e tu continui ad essere il presente Signore che attraverso il potere della tua presenza trasferisci forza nuova in ogni cuore che si eleva verso di te per dire: Signore, io sono qui, ho bisogno di te. Riversa il tuo potere nella mia vita ed aiutami a camminare con te, perché ti voglio seguire, voglio intraprendere un cammino insieme con te, perché con te, Signore, sono certo di arrivare a destinazione. Spirito Santo di Dio, attira i nostri cuori mentre siamo nella tua presenza ed opera in profondità in ogni cuore aperto nella tua presenza, perché si possa manifestare in un modo potente, una chiamata potente, una risposta potente dal nostro cuore per iniziare un cammino e continuare fino a destinazione per onorarti e vivere insieme, Signore, con te. Abbassati, Spirito Santo, ed opera, perché Gesù si è innalzato in ogni cuore. Alleluia, alleluia, alleluia. Gloria al tuo nome, Signore. Alleluia, vai Spirito Santo, grazie. Sento il tuo camminare. Vai Spirito Santo, opera in questo giorno. Ti muovi tra il tuo popolo, vai Spirito Santo.
tanto lieta. Grazie Signore, alleluia. So che tu sei. Grazie Signore, rilascia unzione sul tuo popolo, Signore. Vai Spirito Santo, opera per la gloria di Gesù. Ti muovi tra il tuo popolo, portando libertà. Con la fede arriverò. Io sarò, e so
che trasformato io sarò. E so che trasformato io sarò. Vieni dai quattro venti e riversati sul tuo popolo. Soffia, Spirito Santo, vieni dai quattro venti e soffia sul tuo popolo, che ci possiamo mettere in moto con una nuova vita. Oh, che l'onnipotenza dell'Iddio che è Spirito possa attraverso il soffio della sua presenza venire dai quattro venti e raggiungere ogni anima aperta della sua presenza. Soffia, Spirito Santo, e manda un vento potente della Pentecoste per essere attivati, Signore, rinnovati, ravvivati per proclamare la vittoria in Cristo per la gloria del tuo grande Figlio Gesù Cristo. Alleluia. Soffia, alleluia. Soffia su ogni cuore, Spirito Santo, benedetto in questo momento. Gloria a te. Benedetto sei, Signore. Alleluia. Il Signore ti dice questo in questo momento. Io sono l'Eterno che ti guarisce. Scrivilo sul tuo cuore questo che io ti sto dicendo, perché io in questo momento sto rilasciando su di te che ti stai aprendo a me, che me lo stai chiedendo, una guarigione speciale, una guarigione che ti toglierà e ti scrollerà di dosso ogni problema, ogni malattia che tu fino in questo momento ti sei portato dietro. Io in questo momento, sì, sto operando nella tua vita, perché io sono l'Eterno che ti sto parlando, perché sono io che ti voglio liberare, perché sono io che ti voglio guarire, perché la malattia non è legale che deve stare nella tua vita. La malattia non è voluta da me. Ed io in questo momento perciò vengo a te e ti dico, credi in me, credi in me, credi in me, che io sono potente a guarirti, perché io ti amo. Io ti amo e io non voglio vedere il mio popolo che è nella malattia, che il mio popolo è nello sconforto. Io voglio il mio popolo che è felice, il mio popolo che è attivo, il mio popolo sano, perché io voglio un popolo sano. E prima che io ritorno, io questo farò. Io ristabilirò tutto il mio popolo, io il mio popolo lo rifarò forte e vigoroso, se solo osserva i miei comandamenti, cammina nelle mie vie e mi ama e mi loda e si consacra a me. Io gli farò vedere, sì, ti farò vedere, ti farò avere un'unzione speciale, io ti darò qualcosa di speciale, perché tu sei il mio popolo, tu sei la mia proprietà particolare. Non dimenticarlo, non farti prendere dai dolori, dalle malattie, perché il nemico ti vuole sopraffare, il nemico ti vuole far rendere una larva, ma io in questo momento vengo a te, afferrati alla mia mano, credi in me, ti dice il Signore, credi in me. Che cosa c'è che è impossibile per me? Nulla. Il mio braccio ancora non si è accorciato, il mio braccio è steso su di te, che vuole lenire le tue ferite, i tuoi dolori, che vuole curarti le tue ferite, le tue malattie, perché sono io sono l'Eterno che ti guarisce, e in questo momento io quello sto facendo. Credi, credi, credi in me e vedrai la mia gloria, perché io ti amo, ti amo, ti amo. Questo ti dice il Signore. Gloria al tuo nome, Signore. Alleluia. Alleluia. Egli mette in moto tutto il suo potere. Dice qui nel profeta Ezechiele, allora egli mi disse, profetizza, profetizza, figlio d'uomo, e di allo Spirito, così parla il Signore l'Eterno, vieni dai quattro venti, o Spirito, soffia su questi uccisi e fa che rivivano. Ed io profetizzai,
e come egli mi aveva comandato, e lo spirito entrò in essi e tornarono alla vita e si rizzarono in piedi. Erano un grande esercito, grandissimo, gloria sia resa al Signore. Egli all'opera, egli continua a soffiare in questo giorno. Alleluia, soffia Spirito Santo di Dio, ravviva l'opera tua, il tuo popolo, mettici in cammino, Signore, mentre noi ci muoviamo verso di te. Soffia ancora questa mattina, perché vieni dai quattro venti, dall'onnipotente Dio, il grande, colui che è l'Iddio onnipotente in spirito, che per lo Spirito Santo continua a fluire nella tua vita e nella mia vita ed attiva quell'energia che noi abbiamo bisogno per camminare con Lui. Gloria a te, Signore, grazie per la tua parola, grazie per la tua presenza. Benedetto tu sei, Signore. Alleluia. Tu sei il Signore. Sì, Signore, tu sei. Guarisci me. Guarisci ognuno che si appella a te. Sei l'Eterno, il mio Dio. Grazie, Signore. La tua parola hai mandato a me. Spirito Santo, lasciamo la tua parola su ogni cuore che si ci aggrappa. Sono il Signore, Signore, guarisco te, Spirito Santo, sono l'Eterno, il tuo Dio, la mia parola ho mandato. Hai mandato a me, tu sei eterno il mio Dio, sono il Signore, guarisco te. Gloria al suo nome, Signore. Alleluia. Il tuo Dio. Gloria al tuo nome, Signore. Alleluia. Benedetto tu sei, Signore. Alleluia. Grazie, 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 Signore. Alleluia. Amen, amen, il Signore sia benedetto, accomodatevi. Vogliamo cantare un bel canto di testimonianza tutti insieme? Ne avete uno nel cuore? 30. Numero 30. In ogni tempo, fratello, il Signor prenderà cura di te. Cristo che parla di vita e d'amor prenderà cura di te. Ehi, prenderà cura di te. Ehi, prenderà cura di te. In lui riposa, abbi in lui fe, egli avrà cura ognor di te. In ogni tempo, fratello, il Signore prenderà cura di te.
Signore, se c'è qualcuno che ha 703, va bene, cantiamo il 703, il fratello ci è venuto a trovare insieme alla moglie, c'è qualcun altro, se volete dare la vostra testimonianza sentitevi liberi. Gesù risolvere può ogni problema, noi li dobbiamo affidare a Lui i nostri problemi, ci dobbiamo andare. Perché Egli opera in un modo potente, ma Egli opera alla grande, perciò noi ci aspettiamo grandi cose dal Signore. Io stavo pensando ora, risulta che ci sono più di 700 milioni di credenti nati di nuovo nel mondo, e gli altri non sono nati di nuovo. Che facciamo? Ci fermiamo perché gli altri non sono nati di nuovo? Noi proclamiamo sempre la salvezza. Perché se 700 milioni sono nati di nuovo, noi vogliamo che ce ne siano quattro volte tanto per cominciare e così via. Perché Dio è all'opera. Allora, se non c'era nessuno, facevamo un po' fatica a partire. Ma dato che ci sono tutti questi, noi vogliamo che si moltiplichino. Si moltiplichino, si moltiplichino le grandi opere di Dio. Perché Egli è l'Iddio onnipotente. Il suo spirito attraverso la sua presenza dove arriva, rinnova, salva, libera, guarisce. E noi lo continuiamo a proclamare, perché questo è l'Evangelo. L'Evangelo dice così e noi così crediamo, così facciamo, ma così abbiamo ricevuto. Abbiamo creduto, perciò parliamo. E abbiamo creduto che cosa? Abbiamo creduto all'Evangelo e crediamo che l'Evangelo è la potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, di ognuno che crede, di ognuno che per la fede si aggancia ad una parola che viene da Dio e quella parola è una medicina potente che trasforma la nostra vita. Cantiamo insieme questo bel canto, Gesù risolvere può ogni problema, potremmo dire anche Gesù risolvere può il tuo problema e il mio problema. Egli me li risolve ogni giorno, veramente, veramente. Se non avessi il Signore io non potrei vivere, ma benedetto sia il Signore, lo devo a Lui. Questa è la mia testimonianza. Gesù risolvere può ogni problema. Gli spostare potrà
calma sa dar gli occhi in tempesta. Per il più grande dolore sa consolare, da solo portò su di sé i pesi del mondo. Amico mio, lui avrà cura di te. Gesù solo portò su di sé i pesi del mondo. Amico mio, lui avrà cura di te. Gesù risolvere può ogni problema. Spostare potrà ogni montagna. Egli la calma sa dar in ogni tempesta. Ed il più grande dolore sa consolare. Solo portò su di sé i pesi del mondo. Amico mio, lui avrà cura di te. Gesù solo portò su di sé i pesi del mondo. Amico mio, lui avrà cura di te. Solo portò su di sé i pesi del mondo. Amico mio, lui avrà cura di te. Gesù solo portò su di sé i pesi del mondo. Amico mio, lui avrà cura di te. Alleluia, grazie Signore. Questi 700 milioni che ho detto prima sono andati tutti da Lui. E il Signore ha fatto un'opera grande, li ha fatti rinascere. Si dice, se nascessi un'altra volta farei così, farei cosà, e dà l'impressione che non c'è la possibilità. Eppure oggi il Signore ti dice... Tu puoi nascere di nuovo, puoi ricominciare una vita nuova con il Signore. È una rinascita spirituale che si permea su tutto il tuo essere, ti rinnova, ti ringiovanisce, ti fa cominciare da capo, fa un reset generale, ti trovi liberato, perdonato, un cammino nuovo insieme con il Signore. E la sua presenza è del continuo, 24 ore e un minuto. Ci mettiamo un minuto in più se ci vuole, perché la sua presenza è continua e ti porta all'altra parte. C'è qualcuno che vuole dare la testimonianza? Qualcuno che vuole dare la testimonianza? Sì, vai. Sì, non ti preoccupare. Possibilità di venire qua per vedere il pastore e per vedere le sorelle, perché vengo sempre dalla televisione. Io vengo dalla comunità di Giuliano, Antonio Romeo, e ringrazio a tutti quanti voi, pregate per me che io prego sempre per voi. Ringrazio a Dio. Amen. Amen. Grazie al Signore. Vuoi dire qualcosa pure tu? Pace a tutti. Pace. Pace a tutti. Pace a tutti. Io ringrazio il Signore come ci ha dato l'opportunità stamattina di lodare il suo nome in mezzo a voi. Scusate del piede perché mi sono tolto l'unghia. Non ti preoccupare.
Lo sapete, io mi chiamo Gennaro, vengo dal comitato di Tonino Romeo. Ringrazio il Signore sempre quello che fa nella nostra vita, lo ringrazio, lo fa giorno per giorno, anche per mia moglie, qualcuno sa il suo problema, il Signore la sta vicino perché è una sua figliuola, perché è scritta la parola e quando il Signore dice un'opera la porterà sempre a compimento. Io lo ringrazio e ringrazio tutti voi e vi voglio bene con l'amore del Signore. Amen. Amen. C'è qualche d'un altro? Vai tranquilla, come no? A Dio sia la gloria. In Isaia 3 c'è un verso che dice: ditelo che il giusto avrà del bene, perché egli mangerà il frutto delle sue opere. In questa mattina, nella sua parola, questa è parola di Dio, non è la mia, c'è scritto che il giusto avrà del bene. Se questa mattina per la tua giustizia ti trovi in una prigione come Giuseppe, che per la sua giustizia fu incarcerato e non vedeva davanti a sé solo che delle sbarre, forse questa mattina anche tu ti trovi dietro a delle sbarre e stai pensando che la tua giustizia non avrà una ricompensa, ma il Signore questa mattina ti incoraggia e ti dice che ti aspetta il bene. Per coloro che sono nella giustizia ti aspetta solo il bene. Continua a avere fede, fatti coraggio, non ti scoraggiare, continua a cercare il Signore che presto uscirai da quelle prigioni, perché l'Iddio è l'Iddio fedele, l'Iddio che ti ama, è l'Iddio che non ti lascia e non ti abbandona, perché l'Iddio è colui che fa giustizia ai suoi che sono nella giustizia. Dio ti benedica. Benedetto sia il Signore. Non c'è più nessuno. Andiamo avanti con la parola del Signore e leggiamo insieme questa mattina un passo in Romani capitolo 15, verso 4. Tutte le cose scritte sono scritte per noi. E sono scritte per noi. È un patrimonio quello che il Signore ha scritto nei millenni, è diventato il nostro patrimonio, perché Dio ha consolidato man mano la sua parola ed è diventato il nostro sostegno, dove noi ci poggiamo, dove noi attraverso i secoli che sono passati abbiamo la garanzia che la parola di Dio è la verità di Dio. Tutte le cose scritte. Leggiamolo insieme, Romani capitolo 15, verso 4. Perché tutto quello che fu scritto per l'addietro fu scritto per nostro ammaestramento, affinché mediante la pazienza e mediante la consolazione delle scritture noi riteniamo la speranza, la consolazione delle scritture. Mi viene in mente qualcuno che ha sofferto per la fede nei secoli passati, negli anni passati, e gli hanno chiesto a dei carcerati per la parola del Signore, gli hanno chiesto se poteva fare una domanda di qualcosa. E me ne ricordo alcuni che hanno chiesto se avevano la possibilità di avere la parola del Signore, perché la parola del Signore, pur restando in prigione a causa della stessa fede, per loro era la consolazione delle Scritture. La consolazione delle Scritture, perché quando lo Spirito Santo comincia a risvegliare nel nostro cuore quella parte che è la buona parte, la parola del Signore diventa viva, ci parla, si collega nel nostro cuore, ma ancora di più si collega al cielo e trasferisce il potere divino nella nostra vita. Perciò tutte queste cose che sono scritte è diventato il nostro, affinché mediante la pazienza e mediante la consolazione. Un'altra cosa che noi dobbiamo applicare nella nostra vita, la pazienza. La pazienza, dice Giacomo, che viene prodotta dalla perseveranza, dalla costanza. Dice Giacomo, la costanza produce pazienza, perché mentre tu operi, mentre tu ti muovi, hai la pazienza di aspettare che arriva quel che stai aspettando.
e mediante la consolazione delle scritture, le scritture che incoraggiano a proseguire perché prospettano ciò che c'è davanti, manteniamo ferma la speranza. E sai, ti voglio dire una cosa, quando noi non abbiamo più speranza, non abbiamo più fiducia, siamo già morti. Mentre attraverso le scritture si rinnova la speranza di quello che il Signore ha promesso a ciascuno di noi. Esempio, Abramo si rinnovava la speranza che pure non avendo figli, perseverava ogni giorno, camminava con Dio, seguiva Dio che lo accompagnava, ma non gli veniva meno la speranza che egli sarebbe stato quello che Dio aveva dichiarato. Qualche volta nella debolezza si lamentava con Dio, ma ogni volta che Abramo si lamentava con Dio, Dio aggiungeva qualcosa nuovo a lui. Quando si lamentò, non mi hai dato neppure un figlio perché un estraneo sarà l'erede di tutto quello che tengo, Dio gli disse: esci fuori, ti voglio far vedere una cosa, alza la testa verso il cielo. Molte volte noi dobbiamo uscire fuori dall'ambiente dove siamo, perché se restiamo in un ambiente sempre a pensare e a vedere le cose che noi vediamo ogni giorno, non sappiamo fuori cosa succede. Ma quando Dio gli disse esci fuori davanti alla tenda, lui ubbidì anche in quello. E Dio cosa fece? Disse: alza il capo. Forse era stato con la testa abbassata nella tenda, forse la tenda era pure bassa, non lo sappiamo. Ma quando uscì fuori e seguì ciò che Dio gli diceva, cosa fece Dio? Rimise una speranza nuova, perché gli cambiò il nome, gli cambiò, gli fece vedere e lo incoraggiò e continuò il cammino. Il Signore fa proprio così. Con pazienza, il conforto della scrittura ci porta alla speranza. Guardiamo nel verso 5 e verso 6. Or l'Iddio della pazienza e della consolazione vi dia di aver fra voi un medesimo sentimento secondo Cristo. Mentre noi camminiamo ci dobbiamo armonizzare, ci dobbiamo aiutare, dobbiamo parlare, dobbiamo comunicare di che cosa? Di avere un sentimento unico, di armonizzarci con quello che è il patrimonio che ci dà la Sacra Scrittura. Di quello dobbiamo nutrirci. Ne vediamo nel verso 6. Affinché di un solo animo, possiamo essere miliardi, dobbiamo camminare di un solo animo nella stessa direzione e di una stessa bocca glorifichiamo Dio. Non ci dobbiamo fermare di glorificare il Signore, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo. La fiducia e la speranza che abbiamo in Dio si sviluppa in tutte le direzioni, perché questa fiducia nel Signore non ci porta in una sola direzione, che una cosa la possiamo avere fiducia, mentre un'altra cosa no. Con il Signore si apre un ventaglio davanti a noi, che in qualsiasi direzione noi andiamo, c'è sempre un qualcosa che prende forza nella nostra vita e che possiamo contare su Dio. Dovunque andiamo e in qualsiasi posizione ci troviamo, abbiamo sempre una viva speranza. Se ci troviamo in difficoltà finanziarie, c'è la risposta da Lui. Se ci troviamo ammalati, abbiamo il grande guaritore. Se ci troviamo in difficoltà diverse, di qualsiasi nome può avere, abbiamo sempre un punto di riferimento che questo ventaglio si apre in nostro favore in qualsiasi direzione andiamo. Mi ricordo una volta andai a fare un TAC e, dato che negli ospedali succede di tutto, mi infilarono in quella bara e chiusero tutte le porte e se ne andarono.
Disse, vuoi vedere che si dimenticano di me? E chi li chiama più a questa gente qua? Arrivano qua, mi trovano che non ci sono più. Allora pensai, mi misi in comunione col Signore. Pensai, Signore, adesso è un tempo buono per me di restare in comunione con te. E anche lì il Signore mi manteneva felice, perché se no mi veniva la paura al pensiero che si erano dimenticati di me. E mi accorsi che cominciava a sudare freddo. E sai, quando ti preoccupi, specialmente se sei cardiopatico, ti devi preoccupare ancora di più, perché quello il cuore non lo fermi. Come lo fai a fermare? Ha bisogno di una calma che non gliela sappiamo dare noi. E anche in quello, in quella direzione, il Signore è sempre la nostra speranza. Benedetto sia il Signore. In tutte le direzioni noi eravamo senza Dio e senza speranza. E è così. E quando Dio è arrivato, abbiamo Dio e la speranza che se ne va in ogni direzione e si alimenta mentre noi abbiamo comunione con Lui. Cioè è come un caricabatterie che quando lo mettiamo sotto l'energia, sotto la corrente, ricarica, noi siamo ricaricati avendo comunione con Lui. E ancora di più, noi abbiamo detto che tutto quello che è scritto è diventato nostro patrimonio. Allora noi siamo l'Israele di Dio per lo Spirito, perché il Signore ha travasato anche le promesse che erano per Israele, sono diventate le nostre. E guardiamo in Geremia, capitolo 30, verso 16. Non di meno tutti quelli che ti divorano sono divorati. Tutti i tuoi nemici, tutti quanti andranno in cattività. Quelli che ti spogliano saranno spogliati, quelli che ti saccheggiano li abbandonerò al saccheggio. Guardiamo il verso 17. Ma io medicherò le tue ferite, ti guarirò delle tue piaghe, dice l'Eterno, poiché ti chiamano la scacciata, la Chiesa, la Sion di cui nessuno si cura. Quando nessuno si cura, il Signore prende le sue promesse, li fa diventare nostre, perché l'intero patrimonio che Dio ha scritto nella sua parola, lasciando penetrare il grande dei grandi, Gesù Cristo, nella nostra vita, diventa anche quello nostro patrimonio. Benedetto sia il Signore. L'intervento di Dio ha cambiato tutto quello, tutto nella nostra vita. Guardiamo nel verso 21 che ci aiuta a comprendere, dello stesso capitolo 30 di Geremia. Il loro principe sarà uno di essi e chi li signoreggerà uscirà di mezzo a loro. Io lo farò avvicinare ed egli verrà a me, poiché chi disporrebbe il suo cuore ad accostarsi a me, dice l'Eterno. Questo principe, nel contesto di quello che è stato scritto in quel passaggio, se tu lo vai a leggere, si riferisce esattamente al Messia che doveva venire, che a nostra volta è diventato il nostro Signore Gesù Cristo, che ha operato in nostro favore, era stato predetto in quello che era il libro che serviva per Israele, ma che ora è diventato il nostro libro, le sue promesse sono diventate le nostre promesse, il principe promesso ad Israele è diventato il principe nostro, il Messia, che nel momento che abbiamo ricevuto Gesù Cristo nella nostra vita, le cose sono cambiate, perché il suo potere è entrato in azione ed abbiamo beneficiato di tutto questo. Ma ancora di più,
Egli ha trasferito ogni cosa in nostro favore attraverso questo grande intervento. Siamo diventati suo popolo, ma guardiamo insieme nel capitolo 31 dello stesso Geremia, verso 1, egli dichiara qualcosa di molto importante. In quel tempo, il tempo che noi entriamo in questa nuova dimensione, il tempo che noi entriamo in questo rapporto con l'unico Salvatore che egli ha mandato, il Messia, che se noi siamo cristiani, che cosa stiamo dicendo? Stiamo dicendo che il nostro capo, il compitore di fede, se insieme siamo stamattina, se insieme restiamo, se insieme camminiamo, lo dobbiamo a questo grande personaggio. In quel tempo, dice l'Eterno, io sarò l'Iddio di tutte le famiglie di Israele ed esse saranno il mio popolo. Ora, se questo trasferimento ci è stato anche dato a noi, egli è diventato il nostro patrimonio. In quel tempo, in questo tempo che noi camminiamo insieme con Lui, dice l'Eterno, egli è diventato il nostro Dio. E noi che cosa siamo? Noi siamo il suo popolo. Ed esse saranno il mio popolo. Benedetto sia il Signore. Quando noi continuiamo a guardare quello che è scritto per noi, dice la Scrittura, no? Dice, poiché tutto ciò che fu scritto nel passato fu scritto per nostra istruzione, affinché mediante la pazienza e la consolazione ci provengano dalle scritture, conserviamo la speranza. In questa speranza che si amplia, scopriamo nella parola del Signore tutti i benefici che noi abbiamo avuto attraverso coloro che lo hanno già ricevuto prima di noi e che lo Spirito Santo li ha guidati per lasciare a noi la continuità di quello che noi siamo. Guardiamo cosa dice Pietro, che ha sperimentato in prima persona, 1 Pietro capitolo 2, verso 9. Lui l'ha sperimentato in prima persona e ha fatto da ponte, voluto da Dio, perché egli è stato guidato dallo Spirito Santo per inserire la continuità di ciò che noi siamo in Cristo. Ma voi siete una generazione eletta, chiamati dal Signore, un real sacerdozio, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato affinché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Sembra che quando leggiamo un verso come questo sia tanto limitato, ma se tu ti ci metti piano piano, e non abbiamo molto tempo, perciò io dico spesso, segnati quello che noi leggiamo e poi vai nella parola del Signore e nutriti, perché quando tu cominci con uno spirito di preghiera a nutrirti di quello che dice la parola del Signore, cosa scopri? Scopri cosa, a che cosa Dio ci ha chiamato e quanto grande è l'opera che ha iniziato per mezzo di quel gene spirituale che ha iniettato nella nostra vita. Guardiamo nel verso 10. Voi che già non eravate un popolo, ma attraverso le scritture, attraverso ciò che è stato scritto per noi, ma ora siete il popolo di Dio. Voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Il nuovo Israele, ci siamo trasportati dietro tutte le promesse di Dio che erano riservate per Israele, sono passate nel nuovo Israele secondo lo Spirito. Non è detto però che Israele non debba beneficiare di questo. Ma Dio, attraverso il sacrificio di Cristo, nel momento che Cristo ha completato l'opera, dice la Scrittura che il terremoto ha rotto la cortina del Tempio e dei due popoli ne ha fatto un solo popolo, che per la fede abbiamo accesso
abbiamo la possibilità di entrare nella presenza del Signore. E quelle cose che erano prima per Israele sono diventate nostre sul nuovo Israele spirituale. Se guardiamo, questo è stato già detto ad Israele nel capitolo 19 di Esodo, verso 5 a 7 che vogliamo leggere. Ora dunque ciò che era scritto per loro è passato a noi. Ora dunque, se ubbidite davvero alla mia voce e osservate il mio patto, cioè abbiamo patteggiato con il Signore, ci siamo battezzati mentre loro facevano facevano il patto col sangue del prepuzio del bambino per appartenere al Signore, noi abbiamo fatto il patto attraverso il battesimo. Ora dunque, se ubbidite davvero alla mia voce e osservate il mio patto, sarete fra tutti i popoli il mio tesoro particolare. Guardiamo nel verso 6 cosa ci dice. Poiché tutta la terra è mia e mi sarete un regno di sacerdoti e una nazione santa. Queste sono le parole che dirai ai figlioli di Israele. Vedete il privilegio che noi abbiamo delle cose scritte che sono passate attraverso l'accettazione del Figlio di Dio nella nostra vita, hanno prodotto ed hanno cominciato una liberazione nuova nella nostra vita, che avevano cominciato con la liberazione per il sangue dell'agnello. Noi abbiamo fatto la stessa cosa. Come era partito questo popolo? Era partito con l'aspersione del sangue dell'agnello ed avevano ricevuto la liberazione per cominciare a camminare con Dio. Così anche noi, quando il sangue di Gesù Cristo ha purificato le nostre coscienze e la nostra vita, abbiamo cominciato il cammino insieme al Signore. Si è riprodotto nella nostra vita, si sono riprodotte quelle promesse che non erano per noi, ma Dio le ha fatte diventare nostre. E Mosè 19, 6, non l'abbiamo letto. Mosè venne, chiamò gli anziani del popolo ed espose loro tutte queste parole che l'Eterno gli aveva detto ed ordinato di dire. Ma questa scia non si ferma, perché man mano che a noi andiamo avanti, guardiamo che si prolunga nel tempo e nell'eternità. Guardiamo nell'Apocalisse cosa ha fatto il Signore per noi. Apocalisse 1, 5. Da Gesù Cristo, il fedele testimone, il primogenito dei morti e il principe dei re della terra, a Lui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati col suo sangue. L'importanza del sangue di Gesù Cristo che ci trasferisce nell'eternità e ci ha fatti essere un regno e sacerdoti all'Iddio e Padre suo. A Lui siano la gloria e l'imperio nei secoli dei secoli. Amen. Sembra che cominciamo da qualcosa che sembra quasi insignificante quando cominciamo a camminare col Signore, ma man mano ci troviamo nella gloria del Signore, che è lì che si sviluppa il nostro favore e siamo al centro di questo cammino. Siamo partiti e continuiamo in quella direzione. E tutto quello che Egli ha fatto è riportato al presente. Se guardiamo nel capitolo 5 dell'Apocalisse, capitolo 5 verso 10, non ci parla solo di cosa saremo, ma di cosa siamo, perché la parola del Signore parla al presente per ogni credente che insieme camminiamo nella stessa direzione e diventiamo la sua Chiesa, siamo la sua Chiesa, e ne hai fatto per il nostro Dio
un regno e dei sacerdoti e regneranno sulla terra. Cioè, man mano che noi camminiamo ogni giorno, questa è la posizione che Dio ci ha dato e non è da poco, perché Egli continua ad essere con noi insieme con la sua presenza. Quando troviamo nella Bibbia che il Signore urge i nostri cuori di lasciare le cose secondarie, è proprio perché il Signore ha delle cose grandi da poterci far fare. Un poco come disse il Signore Gesù a quello che voleva prima seppellire il suo padre, voleva che fosse morto e poi poteva seguire Gesù. Gesù gli disse: vai con urgenza, lascia fare i morti che seppelliscono i loro morti e tu seguimi. L'urgenza che il Signore ancora dà in questo giorno a noi che siamo stati chiamati di saper selezionare ogni giorno cosa lasciare per non perdere questa grande chiamata, questa grande istruzione che ci viene data dalla parola del Signore, perché tutto quello che è scritto è un'eredità nostra, ma se noi non penetriamo e ci impegniamo per volerla ereditare, ci accontentiamo di troppo poco. Il Signore ci vuole dare di più, e perché Dio ha dato delle cose importanti da fare e non ci dobbiamo disperdere intorno a cose che sono di seconda classe e non ne vale la pena. Perciò facciamo passi di ubbidienza verso il Signore, perché Egli ci vuole dare di più. Vogliamo pregare il Signore che ci aiuti e che ogni giorno protendiamo sempre di più nel cercare le cose del regno di Dio prima e le altre cose li passiamo in seconda fila e Dio ci aiuta. Vogliamo alzarci in piedi, vogliamo pregare il Signore? Signore, noi ti ringraziamo per la tua parola e che tu, Signore, hai solo cominciato nella nostra vita, ma le grandi cose sono tutte davanti ancora che noi dobbiamo scoprire insieme con te. Aiutaci, Signore, ad abbracciarle e fare meglio la tua volontà. Te lo chiediamo tutti insieme nel nome potente di Gesù Cristo. Amen. Amen. Dio vi benedica, ci benedica insieme e che la sua benedizione resti su ognuno di noi. Pace. Dio piacendo, ci vediamo domani mattina con voi, forse no, ma con quelli che sono a casa alle 10:30 per il solito incontro per condividere la parola del Signore. Pace, buona domenica e Dio vi benedica.